Il mercato sì, mi ha soddisfatto perché sono arrivati giocatori così, molto importanti, a mio avviso, con caratteristiche differenti dai giocatori che avevamo prima, perché Gargiulo è sicuramente un giocatore di grande intensità che serviva per nostro modo di giocare. E Sussi è un under che è cresciuto molto e perciò siamo felici, era nostro di proprietà, perciò siamo felici di averlo riportato. Zuelli anche è un under e ha caratteristiche di palleggio che possono integrarsi bene con gli altri nostri centrocampisti. Morè ormai ha già giocato due partite, ne abbiamo già parlato, e i ragazzi che sono andati via, intanto li voglio ringraziare perché sono grandissimi professionisti e anche buonissimi giocatori, da Ionita a Cissé a Jureskin, che abbiamo dato solo in prestito, rimane sempre di nostra proprietà, però qualcuno di questi aveva bisogno di più spazio. E invece per quello che riguarda Ionita, probabilmente il nostro modo di giocare non lo agevolava, però rimango sempre dell'opinione che, oltre ad essere un bravissimo ragazzo, è un buonissimo giocatore. E sì, Billy in questi 10 giorni ha avuto tante richieste, alcune non sono andate a buon fine per volontà della nostra società, nel senso che non ha trovato l'accordo con le altre squadre che lo volevano. E in altre situazioni invece è stato Beppe a declinare così le proposte. Personalmente sono molto felice che sia rimasto e adesso dobbiamo valutare la sua condizione perché in questi 10 giorni ha fatto quasi sempre solo parte atletica, ma è a tutti gli effetti un giocatore nostro e credo di non svelare niente se dico che il giorno dopo la chiusura del mercato è venuto dallo spogliatoio nel mio spogliatoio e mi ha detto che era alla fine felice di essere rimasto e che avrebbe dato tutto se stesso come ha sempre fatto. Questo lo voglio sottolineare perché oltre ad essere un giocatore forte, quello lo sappiamo, è un ragazzo d'oro, di cuore, che avrebbe dato tutto per il Pisa, anche perché ha un contratto lungo, perciò archiviamo questa storia e se Billy è del Pisa e va bene così. E Andrea Chiavacchi. domani è soltanto una questione, adesso voglio parlare con lui, è soltanto una questione atletica, però vediamo. Solo Però compito. sicuramente lunedì, già in questi 3-4 giorni, si è sempre allenato con noi. No, non lo so, adesso ci devo parlare bene come si sente perché è stato un po' fuori, ma se non è convocato non c'è niente sotto, da lunedì facciamo così, con la regina sicuramente Sibilli fa parte quanti sono? 23. 23 giocatori convocati. Cosa bisogna fare maggiormente attenzione in questa squadra? Il Sudtirolo è una squadra forte, e i punti che ha fatto lo testimoniano, e è una squadra che è difficile da incontrare perché in tutte le fasi è sempre messa bene in campo e di questo va dato merito al mister, ovviamente, Bisoli, perché difendono con tanti uomini e quando attaccano con tanti uomini, hanno ripeto, non è semplice affrontarli. Perché riescono sempre ad essere estremamente così, vicini, sia quando attaccano, quando difendono, quando la partita è in bilico e perciò da parte nostra servirà una bellissima partita se vogliamo riuscire a vincere. Questo è il mio pensiero. Torregrossa, noi davamo per scontato il riscatto perché è un giocatore importantissimo per noi. E perciò siamo tutti contenti di averlo, che la società sia riuscita a prenderlo. E Canestrelli era un po' che se ne parlava con la società, con il ritorno di Antonio Caracciolo e saremmo stati 5 centrali di difesa, era giusto dare spazio a Simone Canestrelli, che è un altro giocatore sempre di nostra proprietà, che è andato a giocare e la valutazione è stata solo quella.
non sicuramente sul valore del giocatore, infatti la società lo ha acquistato, perciò vuol dire che crede in lui così come ci credo io. 2 settimane fa l'ho fatto giocare titolare e adesso abbiamo 4 centrali, Barba, Hermansson, Russo e Caraccio, che ci danno ampie garanzie da qui alla fine del campionato. È difficile, ma in una delle due partite che giocheremo dopo, in casa, dopo la Reggio Calabria, lì sarà penso pronto al massimo per entrare in ballottaggio per giocare titolare. E ancora. È avvenuto sotto la mia panchina. Penso che ne abbia presi parecchi in quel momento, quando ha ammonito Bani. Perché lì può giocare De Vitis, può giocare Mastino, può giocare Gargiulo. Dunque abbiamo queste 3 opzioni. Di domani? Ci può stare, perché le partite ovviamente, almeno nella preparazione, non sono tutte uguali, ma non è che noi le 3 possibilità che abbiamo a destra, Calabresi, Esteves e Hermansson, anche avendo caratteristiche diverse, 3 giocatori, nessuno dei 3 disdegna la parte offensiva, facendolo in maniera diversa ovviamente. E perciò anche lì dovrò fare questa scelta. Per quello che riguarda la partita, sicuramente sarà una partita un po' diversa, anche perché noi giochiamo in casa e abbiamo la spinta dei nostri tifosi, e le caratteristiche del Sudtirolo sono differenti da quelle del Genoa. Il Genoa è una squadra forse più tecnica, il Sudtirol è una squadra che sta in campo in maniera ordinata, ecco, la definirei così, con grande forza, pericolosissimi perché ripartono in tanti, e perciò dovremmo essere molto attenti anche domani pomeriggio. La condizione dei nuovi ti soddisfa? Sì, loro hanno praticamente quasi sempre giocato. Gargiulo ha avuto un infortunio all'inizio della stagione, ma dopo negli ultimi mesi ha sempre giocato titolare, e anche Zuelli ha sempre giocato, perciò la condizione fisica c'è, bisogna solo che entrino come è normale che sia in determinati meccanismi, ma Gargiulo è un giocatore già fatto e costruito, perciò non avrà problemi. Zuelli ci lavoreremo sopra, e anche lui avrà il suo spazio. No, era solo la concorrenza, perché avevamo tanti giocatori offensivi davanti che lo chiudevano un po', e è stato solo quello, ma non, niente di particolare. È un giocatore che, oltre che essere un bravissimo professionista, perché non ha mai creato problemi, si è sempre allenato benissimo, e di questo lo ringrazio. E ha anche caratteristiche importanti, però noi avevamo giocatori così, probabilmente con caratteristiche diverse dalle sue, però attaccanti molto, molto forti aveva davanti. Questo era il mio pensiero. Era anche Rocco, che voleva giocare di più, giustamente, sempre con grande educazione, assolutamente. Abbiamo avuto la fortuna anche quest'anno di trovare tutte grandi professionalità nei ragazzi che sono stati con noi, e lui giustamente voleva avere un po' più di spazio, e quando c'è stata questa opportunità lui l'ha colta, la società ha ritenuto che fosse giusto, e la prossima stagione tornerà nel Pisa, secondo me, senza alcun problema. Via. Beh, questo non si può dire. E io, anche non avendo, non essendo uno di quegli allenatori che parla tantissimo con i propri giocatori al di fuori delle questioni tecniche, posso sembrare un po' freddo e distaccato, invece poi mi affeziono tantissimo ai giocatori che ho avuto, e soprattutto a quelli che mi hanno dato tanto, sia Filippo, Berra, che l'anno scorso è stato frenato soprattutto nel giorno d'andata da parecchi infortuni, e Nico Siega, che è stato un giocatore per me molto importante, perché rappresentava quello che io ho sempre detto che cerco nei calciatori, e cioè la fame e non la fama,
e Nicolas Siega rappresenta per me il prototipo del giocatore, perché in qualsiasi circostanza veniva chiamato in causa, lui il suo contributo lo dava sempre in allenamento e in partita, perciò mi farà molto 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 piacere riabbracciarli tutti e due. Ti dava l'idea di voler provare a vincere. Sì. Ora domani pensi di ripartire con questo tandem oppure di ripartire con i due trequartisti e la punta? Questa è una valutazione che stiamo facendo, però hanno la possibilità di giocare insieme perché hanno caratteristiche differenti, però noi abbiamo tanti giocatori offensivi che possono giocare già domani dall'inizio, oltre ai due citati adesso.